Ciao ragazzi e bentornati. Oggi andremo a parlare del Battery Power Supply, ovvero questo alimentatore che attaccato alla macchinetta la rende una macchinetta senza fili. Ma prima andiamola a vedere da vicino e poi vi dico che cosa ne penso. Allora, questa è come si presenta la batteria. Purtroppo la scatola non ce l'ho perché questa batteria ha quasi un anno. E quindi la scatola non c'è. Dentro la scatola comunque troviamo un cavetto RCA per attaccarla alla corrente e nulla più. Questa è la batteria. La batteria è lunga 6x3x2,5. Se premiamo una volta la batteria ci indica quanta carica c'è ancora, ovvero 5 tacche. Le tacche ci indicano, oltre che al voltaggio, vedete, la carica piena. E con una tacca siamo al 20%, poi abbiamo il 40, il 60, l'80 e il 100. Ora siamo al 100% e la batteria, una volta attaccata, parte a metà range, ovvero dai 7,5 volt. Perché la batteria ha come prima tacca un 4,5 volt, poi ha un 6 volt, un 7,5, un 9 e un 10,5. Quindi premendo la batteria si accende e va sul 7,5. Mi sarebbe piaciuto provare la reale uscita in volt di questa batteria, ma purtroppo la batteria non cambia voltaggio, non switcha e non eroga corrente se non si attacca una macchinetta, quindi non posso attaccare un tester. Batteria che è leggerina, adesso non so esattamente il peso perché non c'ho con me una bilancia, ma non pesa molto, saremo sui 25 grammi, 30. Leggera, non pensate che sia pesante perché così non è. Batteria che possiamo attaccare o a sbalzo su una macchinetta normale e poi avremo qua il nostro tubo, vi faccio un esempio. Ora se l'accendiamo dovrebbe funzionare perché c'è una macchinetta. Con due clic si sposta. Tenendo premuto lei si spegne. Funzionamento davvero semplice. Ora prendo una Bronc per farvi capire come può essere anche montata su una penna. O a sbalzo così. Sentite il rumore? Una volta che io la stacco, se io la stacco non avendo più un carico sotto, lei sente che non sta erogando la corrente, quindi si spegne. Sarebbe bello invece che lei continuasse a funzionare in modo da poter switchare sui voltaggi più bassi, ma così non è, perché da 7,5 non posso scendere se non attacco una macchinetta. Il problema è che se ho una macchinetta che funziona con pochi volt, non posso usare questa batteria qui. Perché è vero che lei arriva a 4,5 minimo, ma io per arrivarci devo passare comunque da tutti questi step, quindi accendere sul 7,5, passare al 9, al 10, ma non posso farlo se non ho la macchina dentro. Con la macchina dentro devo arrivare fino al 10 per tornare al 4,5, sperando che la macchina sopporti il 10,5, se no la fondo. Un altro modo per attaccare questa batteria è prendere un angolo di 90 gradi RCA e attaccarla in questo modo. La si tiene ferma con degli elastici. E così si avverte ancora meno il peso della battery. A Geggino ho costruito anche davvero bene, è in plastica in modo che non pesi niente. Con i suoi LED, con l'RCA che è comunque buono, non è di quelli che si allarga, che diventano molli. La batteria è costruita bene. Questa era la batteria da vicino e ora vi dico che cosa ne penso.
Allora, cosa ne penso della Battery Power Supply, che non ha neanche un nome, non è neanche una marca? Non ha un nome, non ha una marca perché è una cinesata. Perché di una cinesata si tratta, è inutile che io vi dica delle balle. È una cinesata, anche se è diventata di moda, anche se i supply adesso in Italia si sono messi a venderla a cifre folli, tipo ho visto 85 euro più IVA, ho visto 115 euro per una batteria simile, che è una follia, resta una cinesata. Quindi a 85 euro te la puoi scordare che io ti compro questa. A 115 ancora di più te la tieni te, perché questa batteria vale i soldi che vale cinesi. Io comprai questa batteria sul sito madre di questa batteria quasi un anno fa, quindi in Italia non c'era ancora, per curiosità, perché io ogni tanto compro dai siti cinesi per vedere se riescono a clonare, se riescono ad andare avanti con gli anni, a fare cose buone. Quindi ho visto questa cosa qui, l'ho comprata al volo perché io sono super pro al wireless, ok? Ho provato a comprare questa qui, ne ho comprate due, perché ho detto metti che dura poco, ne ho comprate due a 18 dollari l'una, quindi neanche 15 euro, ok? A 18 dollari potrebbe avere un senso, a 115 euro te la tieni te, perché questa roba qui no buona, no buona, e vi spiego subito il perché. I cinesi, io non ce l'ho con i cinesi, ragazzi, ascoltatemi bene, io uso tutti i giorni cose cinesi, tutti i giorni, e vanno benissimo, ci sono prodotti cinesi cheap e ci sono prodotti cinesi buonissimi. Non sto dicendo che tutto ciò che è China è schifo, anzi, i cinesi quando vogliono sanno lavorare benissimo. Se non ci fossero i cinesi, 9 decimi delle cose che abbiamo oggi al mondo non ci sarebbero neanche, e li ringrazio, perché se non fosse per loro la tecnologia non ci sarebbe oggi. Anzi, qui non è che sto andando contro i cinesi, sto dicendo che questo è un prodotto cinese scarso. Però hanno anche quel potere di studiare una cosa, ingegnarsi, far brevetti, sbattersi, chissà quante ore hanno perso per fare questa cosa, poi arrivano tanto così dall'obiettivo e fanno la cacca fuori dal vaso. Si perdono sulle cazzate, si perdono sulle piccolezze. Questa batteria sarebbe stata una cosa che avrebbe rivoluzionato il mondo del tattoo, però purtroppo non dura niente e purtroppo non ti permette di essere usata con tutte le macchine. Ci voleva davvero poco e vi spiego il perché. Questa batteria, a parte che quando accendi una macchinetta senti degli sbalzi continui di tensione, è altalenante. Metti un raddrizzatore di corrente, ci vuole davvero poco. Il raddrizzatore di corrente c'era quelle TV in bianco e nero, non stiamo parlando. Quindi perché inventare una cosa così e perderti poi sulle cazzate? Perché un raddrizzatore di corrente non ci voleva niente. E quindi, come prima cosa, questa batteria, quando accendi su qualsiasi macchinetta, fidatevi che l'ho provata su tutte le macchinette, questa batteria è altalenante, continua a dare della tensione sbagliata, continua a sbalzare, continua ripetutamente a sbalzare tensione, continua tutto il tempo, quindi no buono per il motore, no buono. Un'altra cosa che è una cazzata mostruosa, ma che era facile da sistemare, era davvero facile, sarebbe stata farlo accendere sulla prima tacca in basso e non su quella in mezzo. Vedete che lui si accende su quella in mezzo? Vedete? Questo che cosa comporta? Voi dite, vabbè, che cosa cambia? Cambia! Perché se io parto con una macchina a 7.5, perché è vero che io posso attaccarci macchine anche che vanno con voltaggi bassi, quindi 4.5 oppure 6, ma per arrivare al 4.5 o al 6 devo farla partire a 7.5, passare al 9, passare al 10 e tornare al 4.5. Quindi se ho una macchina che resiste fino al 6 volt, la brucio. Io questa l'ho bruciata con questo. Perché se ho una macchina che massimo arriva a 6 volt, tu mi dai la possibilità di farla andare a 4.5, va bene. Quindi posso usare questo con tutte le macchine. Se non fosse che accendendolo, io debba partire per forza dal 7.5, perché lui parte a metà. E per arrivare all'inizio scala devo passare tutti i voltaggi alti per tornare qua. Non bastava che quando uno pigiava si accendeva il primo LED a 4.5, lo facevo 6, 7.5. Perché perdersi su cose così stupide? Questa è una cosa stupida. Era risolvibilissimo, bastava dire al chip quando premono on fallo andare su 4.5 invece che su 7.5. È facile, cioè ti sei sbattuto, hai studiato una cosa simile e poi ti perdi così, che uno accende e tu parti a metà range, ma parti dall'inizio. È come se quando accendi una macchina parti in terza per poi tornare a 20 all'ora. Non ha senso questa cosa, non ha senso. La cosa che sbalzi la corrente, la tensione,
nel 2019 non ha senso. La terza cosa è che il primo giorno che ho provato questo mi sono stupito, perché sul sito ho letto che durava tipo 4 ore, 4 ore e mezza. Ho acceso la macchinetta mi ha fatto 7 ore con una batteria. 7 ore filate. Al che mi sono anche chiesto, ma questi qua mettono fuori una battery e non sanno neanche quanto tempo dura? Mi sembrava strano, una settimana 7 ore, la seconda settimana erano 4, la terza settimana erano 2. Capite dove sto andando a parare? Non dura niente sta cosa, non dura più niente. Perché batterie di scarsa qualità. Perché se un giorno mi tieni 7 ore e c'è una batteria buona, ho capito che ci potrebbe essere un calo, ma non che da 7 ore arrivi a un'ora scarsa. È perché le batterie sono davvero cheap. Come se un cellulare che compri oggi ti dura 48 ore e non tra un anno, ma tra due settimane ti dura 4 ore. Quindi questa batteria, tornando al sunto, non stabilizza bene, non dura niente e se hai delle macchine che non sopportano il 7.5 volt non la puoi usare. Quindi per tutte quelle macchinette tipo la Saturno, che arriva fino a 6, impiccatissima 7, non provateci neanche, perché ve la fonde, perché dovete passare fino a 10.5 per tornare a 4.5, quindi no. Quindi per me questo, volete provarlo, avete una macchinetta che funziona a 9 volt, volete provarlo, volete togliervi lo sfizio, a $18 sì, a 100 euro ragazzi non ne vale la pena, lasciate stare. Questo era tutto quello che vi dovevo dire sul Power Tattoos Gone Away Supply, ok? Detto questo, non mi rimane che salutarvi, ricordarvi di mettere un like se vi è piaciuto il video, commentate qua sotto, fatemi sapere se ce l'avete, se non ce l'avete, se funziona, perché può essere che funzioni il vostro, può essere che non funzioni, perché le cose non cinesi in generale, ma le cose cheap cinesi, può essere che una funzioni e 5 no, io ne ho 2 e vanno tutte e 2 allo stesso modo, quindi non sarà un caso, però condividete il video, iscrivetevi al canale e per il momento ciao, alla prossima!